Borgo di Monbaroccio ha aperto finalmente le porte per far rivivere grandi e piccoli la magia del Natale. Ha preso il via lo scorso weekend con il taglio del nastro da parte degli organizzatori, delle autorità civili locali e regionali, dell'onorevole Baldelli e del presidente dell'Umpli provinciale, la 23esima edizione di È Natale a Monbaroccio. Gli espositori di prodotti tipici locali e di artigianato hanno accolto i tanti intervenuti che hanno affollato il centro storico e visitato le tante location, tutte riviste e ben curate dai numerosi volontari. Finalmente siamo partiti in questa edizione sospiratissima e abbiamo rinnovato alcune location, alcune ambientazioni, abbiamo delle ambientazioni nuove come il Giardino degli Gnomi e il Mercatino di Natale storico. Babbo Natale ci sarà e aspetta tutti i bambini per scrivere insieme a lui le letterine. I ringraziamenti vanno a tutti i volontari, a tutte quelle persone che donano proprio il loro tempo libero per rendere Monbaroccio così come lo vedete durante queste giornate. L'accensione dell'albero di quest'anno è stata dedicata con un minuto di silenzio a Milena Lentini, la 14enne monbaroccese che ha perso la vita nell'incidente stradale a Pontevalle alcune settimane fa. Milena, infatti, faceva parte della Proloco Giovani del paese. Ma quello che ha contraddistinto di più, come ogni anno, questa manifestazione è la magica nevicata che ha incantato tutti insieme allo spettacolo di luci e suoni. Allora sta scendendo la neve e ho fermato subito questa bella famiglia. Allora ragazzi, qual è l'emozione? È bello perché si comincia bello, proprio, si avvicina bello. Al Natale. Sì, è vero. Una bella emozione, soprattutto per lei che è la prima volta che vede la neve. E voi il primo anno qua a Monbaroccio oppure siete soli? No, già siamo venuti una volta. Solo da fidanzatini adesso con la bimba. Tornati con qualcosa in più. Esatto. Sì, e poi non sono mancati i presepi, i punti ristoro e le idee regalo tipiche del momento come ghirlande, composizioni natalizie e oggettistiche varie. Ad arricchire le giornate e le passeggiate all'interno del borgo anche la musica curata dagli Zampognari e dalla banda di Colbordolo. Partiamo da dove avevamo lasciato, quindi torniamo a promuovere il nostro territorio, torniamo a proporre i nostri prodotti tipici, il valore di quello che è la nostra terra da offrire in un contesto non solo comunale ma intercomunali, direi provinciali, regionali, non solo, perché ho appena salutato degli amici di Milano, quindi il contesto nazionale ormai vige in questa provincia in un contesto di È Natale che non ti aspetti, quindi veniteci a trovare, portate i vostri bambini perché c'è tanto da vedere qui a Monbaroccio. L'appuntamento con È Natale a Monbaroccio proseguirà nei weekend del 3, 4, 8, 10 e 11 dicembre.